far passare 24 ore dentro questo luna park. E siamo chiusi in una casa a fungo e tutta la zona è chiusa. Ci sono i transenni davanti a noi. Secondo me non ne usciamo. No, non ne usciamo proprio. Allora tutti ragazzi e ragazze di Solo Simile, ci siamo e noi siamo meglio. Ora sono le 3:27 di domenica 24. Abbiamo finito prima l'evento di Scuola Zoe, c'è stato Rainbow Magic Land. Allora, diciamo che innanzitutto vorrei ringraziare tutti quanti coloro che ci hanno invitati, appunto lo staff di Rainbow. Ci sono ancora persone che fanno montagne russe o comunque sentite musica, perché stanno facendo un party quelli di Scuola Zoe. Doveva essere finito un'ora fa e... Esatto, stiamo continuando. Quasi tutti se ne sono andati, sono rimasti solo 4 gatti. Esatto. Oddio regalo, sembra che stiamo facendo i rituali. Infatti sì, ciao. Perché sono così bello? Oh. C'è una zona qui di Rainbow che hanno appunto chiuso e noi siamo in una casetta. No, un fungo, regà. Una delle casette per bambini per giocare. Vabbè, in una zona chiusa. Sono per i bambini che ovviamente ha chiuso, ragazzi, perché è dal 0 a 10 anni. Quale bambino sono di mente si mette alle 3:29 del mattino a fare queste cose? Il discorso è che adesso noi siamo praticamente semi chiusi dentro a sta zona. Certo, perché hanno messo i transenni. Esatto, non sappiamo cosa fare, perché se scavalchiamo abbiamo visto che ci sono già altre persone, quindi dopo dobbiamo andare a spiegare cosa stiamo facendo. Sì, alle guardie che controllano in giro. Esatto. Ma... oggi pomeriggio, quando ero appunto a Rainbow, ho fatto delle riprese comunque abbastanza particolari del parco, che adesso vi lascio. Dopo queste piccole riprese, ragazzi, veramente durano 2-3 minuti, quindi guardate perché ho fatto un bel vlog e ci darei che lo vedeste. Vedremo come andrà a finire, se esatto, succede. Esatto, cercheremo di esplorare un pochino questa zona, che adesso ci sono zero luci, se non 2-3. Stanno un pochino osservando, giusto che siamo con 3 torce in un fungo, dietro delle danzenne, tutto non è normale. E oggi cercheremo di far passare 24 ore dentro questo luna park. E siamo chiusi in una casa a fungo e tutta la zona è chiusa. Ci sono i transenni davanti a noi. Secondo me non ne usciamo. No, non ne usciamo proprio. Io ora vi invito a guardare queste piccole clip e niente, noi ci vediamo tra un pochino, ragazzi, quando andremo un pochino a esplorare qualcosa insieme. Stanno chiudendo i cancelli. Ottimo. Era il soffitto. Manca, inizia a piovere, però tanto Dio. Mi piace. Non mi piace. 5. Vai, 5. No. Sì. No, che palle. Io non volevo entrare. Non volevo entrare. Schifo! È una trecciata, che era... Guarda, mi avete tirato tutti i lacci! Non riuscivo a camminare! Regalo, non riuscivo a camminare, mi hanno stracciato tutte e due le scarpe, guarda! Morta! Io facevo così e non riuscivo, non capivo chi era! Sono rilacciate le scarpe, me ne hanno stracciate loro due, mi continuano a tirare da dietro! Sì, saluta! Mamma mia, ragazzi, casa del terrore ho fatto, è stato bruttissimo! Io lo faccio. Salutali, ma salutali. Sarà l'ultima volta che li vedrai interi. Sì, adesso voglio dire che dai, uscire da qui.
Oh, se sei detto solo te che urlavi, eh? Mamma mia, raga, sta morta. Sto, mi sta sparando la testa, l'ho fatto tipo 7 volte oggi, mamma mia. Sono arrivata su, ho vissuto bianco, ho fatto... Ok, questa è l'ultima. Imperfetta tirata. Dirvi che quando i piloti sono là in fondo, dobbiamo dare il volume, se non la ci sento. Metro, ad alta velocità, su due ruote. Si carica. Aspetta. No, raga, qua ci stanno a chiudere dentro. Io, ragazzi, voglio trovare un modo per uscire al suo punto e non faccio vedere. Perché? C'è la porta aperta. Il problema è che ci sono queste persone qua davanti. Ma è possibile che alle 4 di notte c'è ancora gente? Sono le 4 e 4 e siamo ancora qui, non è possibile che c'è gente che è ancora sveglia a quest'ora. Veramente. Raga, io mi gioco. Voglio cercare un modo. Voglio cercare un modo di uscire dal suo fungo senza farsi vedere. Perché effettivamente, ragazzi, noi abbiamo l'entrata libera. Cioè, nel senso, come siamo entrati possiamo tranquillamente uscire. Però il discorso è che se ci vede qualcuno è un problema. Esatto, è quello, non è tanto il. Perché noi non potremmo stare qui. Esatto. Dai, raga, muovetevi! Dai, raga, andiamo. Ok. Andiamo. Anche non sai. Aspetti un momento qui. Mamma mia, sono fa un bordello. Non le mare, maschio mio! Shhh! Amato! Ma te non stai bene, raga, capoccia? Ma ha cagato! Qualcuno mi può ripiare il coso? Raga, passiamo di qua, tipo questa stradina. Facciamo che usciamo da uno di questi. Da quella. Sì. Aspetta. Quella che si fa là. Che cosa? Corri. Niente, l'hanno occupata. No. Non è una casa quello. Mazza, raga, alla faccia che non c'erano luci. Raga, non potete capire che zona abbiamo trovato. Cioè, guarda, tutta vuota. Non c'è un'anima. Guarda qua, c'è la strada, è tutta abbandonata. No, vabbè, raga. Da 8 anni e mezzo. Guarda. Non che ci vogliamo tutto. Non mica so altro. Raga, là c'è tutta la musica, noi siamo qua. Cioè, guardate, è tutto completamente buio. Raga, andate, cioè, guardate. Fai un po' di flash, Ale. Guarda. Ah, questi li vedevo dalla torre. Mamma mia, boh, raga. Questi qui si vedeva tutta questa zona dalla torre. Boh, non capisco il concetto di non chiudere niente. Cioè, più che altro il fatto che nessuno ci abbiamo trovato. Dalla torre, guarda, ancora accesa. La torre, ragazzi, è ancora accesa. Non ci credo. 4:23, eh. 4:23 del mattino. Che strano. Boh. Guarda, raga, guardate. Tutta la strada qua. Solo noi. Alle 4 del mattino. Solo noi. Yes. La gente continua a ballare. E noi rinchiusi in questa parte del parco. Cioè, guardate. Un castello. Io non ho. E lui è il mio principe. Ciao. Carino il principe, eh. Sergio è rimasto un ranocchio. Ush, hai rotto la telecamera di Tarta. Guardate, stamattina rosicando. Perché oggi è passato davanti a uno che faceva foto. E ha detto uno del parco che faceva le foto. A livello di Sergio. Tarta ha detto: vabbè, le faccio anch'io le foto. E io ho detto: sì, ma io ti faccio diventare bello. Arda, eroe. Tarta non ha risposto. Non ha detto una parola. No, infatti è stato bravo perché non ha risposto. Io gli avevo dato due ceffoni che. Ma sta zitto, si è alto un metro un gnomo. Cioè, senti, sentiamo la musica qua. Andiamo a cercare qualche altra zona qua. Finché non ci beccano, non ci arrestano. Buon per noi, che vedo così. 5:35 del mattino. Non capisco che cazzo era successo oggi al parco. C'è stato l'evento di scuola Zoe e non capisco se hanno fatto tipo nottata. Cioè, sta musica da 4 ore, raga, non ce la faccio più. Le giostre ancora vanno.
Raga, veramente non sto scherzando. 5:36. Boh. Raga, io hanno chiuso tutto, devo dire il gesto. Adesso raga, io ho chiamato mia mamma. Mi ha detto di venirci a prendere, ragazzi, perché vi giuro, sto crollando. Sono distrutto, non so cosa fare, non so cosa. Boh. Comunque, ragazzi, io credo che l'outro lo faccio quando sono arrivato a casa. Vi giuro, sono distrutto, cioè. Guarda. C'ho parole. In questo momento è il 6 luglio 2018, ore 4:06. Sono passate tipo 2 settimane e mi sono completamente dimenticata di fare l'outro di questo video. Comunque ci tenevo a farvi sapere che alla fine sono tornata a casa, ho dormito, siamo tornati a casa e abbiamo dormito. Mi raccomando, qui sotto nei commenti consigliatemi altri video 24 ore da fare. Se volete vedere le attrazioni che abbiamo fatto con una GoPro, quindi tutte quante le registrazioni dove si vede esattamente la nostra faccia mentre facciamo le attrazioni e cose così, passate dal primo link che trovate qui nel primo commento, nella sezione commenti, ma va. Su questo io vi auguro buona giornata. Mi raccomando, seguite tutti quanti i miei social network, link qui sotto in descrizione. Mi raccomando di vedere quel fantastico video di quel bellissimo, paticissimo ragazzo, povero Sergio. Link nel primo commento. Bella, vi saluto, buonanotte.